Allora, oggi andiamo nella seconda parte della sequenza di Rishikesh. Abbiamo detto che è una sequenza che funziona così. Prima le posizioni sono dinamiche e poi diventano statiche e poi tra una posizione e un'altra c'è un piccolo rilassamento. Oggi facciamo la seconda parte e quindi dopo la pinza che abbiamo visto, che era l'ultima posizione della prima parte, andiamo e portiamoci a pancia in sotto. Andiamo con le mani sovrapposte e poggiamo la fronte sulle mani sovrapposte. Ora da qui chiudiamo gli occhi, portiamo l'attenzione al respiro. Allora, osserviamo il respiro da questa posizione qua. Ora, quando inspiro, riempio i polmoni, la pancia si solleva verso l'alto, che cosa avviene? Che trova il pavimento a contrasto e quindi invece di espandersi la pancia ed espandersi il busto in avanti, quest'aria si espande nei fianchi, si allargano i fianchi e questa respirazione quindi si ripercuote poi su tutta la colonna vertebrale. Quindi la respirazione deve essere sempre completa. Inspiro, la pancia si solleva, contrasta con la terra e si aprono i fianchi. E si ripercuote sulla lombare. Quando vado a riempire la parte toracica, si aprono i fianchi un po' più su e quindi la respirazione poi si ripercuote in tutta la zona dorsale fino al tratto cervicale. Ok, ora andiamo a poggiare le mani a terra in prossimità delle spalle, non più dietro, siamo proprio qui. Ok, e andiamo a portare la fronte a terra. Andiamo nella posizione del cobra. Quindi siamo qui. Ora, inspirando, rasento con il naso il pavimento, salgo e salgo su. E espirando, scendo, ritorno con il mento fino ad arrivare con la fronte a terra e poi riparto. Quindi inspiro, salgo. Quando sali su, devi lavorare con la zona lombosacrale. Le mani non ti tengono, sono a terra, ma non lavorano. Le braccia, scendo, espiro. E ancora, inspiro, salgo. Lascia indietro la testa. Ricordati di non usare le braccia, ma la zona lombosacrale qua dietro. Espiro, scendo. Ora andiamo su, saliamo. Inspiro, rimango. Adesso usiamo le braccia. Quindi le mani spingono verso terra e comincio a sollevarmi. Mantieni la pancia a terra. Puoi andare anche su, però non devi incassare la testa delle spalle, le spalle devono essere sempre lontano dalle orecchie. Puoi rimanere qui. Respirazione completa. Inspiro ed espiro. E poi scendo. Scendi lentamente, ora andiamo ad allungare la schiena, quindi pieghiamo le ginocchia, portiamo i glutei sui talloni, fronte a terra. Qui possiamo rimanere con le braccia lunghe avanti a noi, oppure le possiamo portare lunghe vicino alle nostre gambe. Rimani qui, allunghiamo. Senti come abbiamo bisogno di allungare, chiudi gli occhi. Chiudi sempre gli occhi quando ti trovi in questa posizione, ad occhi chiusi. Ti
ti rendi conto che hai bisogno di allungare, dopo che siamo andati nel cobra e quindi siamo andati in un arco nella zona bassa della schiena, hai bisogno di prendere questa posizione perché devi riallungare la zona. Quindi ascolta queste sensazioni, sono piacevolissime, non te le puoi perdere, le devi subito assaporare, altrimenti svaniscono e quando sono svanite non puoi più ascoltarle. Quindi vivi il presente. E poi risciugliamo. E andiamo ancora una volta, pancia in sotto. Questa volta portiamo il mento a terra, le mani lungo i fianchi, un pochino poggiate a coppa. Abbiamo il mento a terra. Allora, adesso da qui, inaspirando, saliamo su con la gamba sinistra ed espiro, torno e cambio, vado con la destra, quindi inaspiro, salgo, espiro, torno. Vai a gambe alternate, una volta a destra, una volta a sinistra. Cerca di mantenere sempre il bacino verso terra, non ruotare, non fare questo. Quindi il mento a terra proprio per mantenere anche le spalle, a terra. Quindi espiro, salgo e inspiro, scendo. Non dimenticare mai la respirazione, quindi inspiro. Vedi che la respirazione ti dà l'energia. Ora fai destra, sinistra e poi proviamo ad andare su con tutte e due le gambe. Quindi mento a terra, spalle a terra, tengo su i piedi, respirazione completa, non andare mai in apnea, anche nelle difficoltà, è proprio nelle difficoltà che ti aiuta il respiro. Tienilo. Poi sciolgo, poggio i piedi a terra. Ancora una volta. Andiamo nella contrapposizione, allunghiamoci. Poggia la fronte a terra, ma le braccia lungo le gambe. Chiudi gli occhi. Osserva le sensazioni della contrapposizione. Quindi quando sei qui ora e respiri completamente, la tua inaspirazione la senti, proprio la tocchi con le cosce, la tua pancia spinge sulle cosce, il tuo petto spinge sulle ginocchia, quindi una respirazione ampia, ricordati, deve essere completa. Questa respirazione a contrasto con le tue gambe si ripercuote su tutta la tua colonna vertebrale e quindi si riallunga. È proprio lentamente si allunga questa zona con il tuo respiro, quindi inspiro, espiro, sciolgo le tensioni. E quando inspiro e senti che tutto va in tensione, quello è il momento in cui si allunga la tua colonna vertebrale. E quando espiri è un momento di rilassamento, quindi sciogli tutte le tensioni delle spalle, del collo, la fronte che poggia a terra. Ti fa proprio lasciare questa muscolatura del collo, non devi tenere più, devi lasciare andare questa zona. E poi sciolgo. Andiamo qua. Abbiamo questa posizione che è una bellissima torsione questa. Quindi prendiamo la posizione seduti, ben seduti, quindi tiro su questa zona degli ischi per avere una colonna dritta. Quindi non devo essere seduto qui, così. Devo avere una colonna dritta. Tira su questa zona. Poggia le mani dietro. E ti rendi conto di avere una colonna bella
bella dritta. Da qui accavalla la destra sulla sinistra. Ok, prendo il ginocchio, mi aggancio al ginocchio. Posso, se ho problemi al ginocchio, posso lasciare la gamba distesa. Se non ho problemi, la piego. Porto il tallone nella zona perineale, lo poggio lì. E poi comincio ad andare nella torsione, quindi poggio la mano destra dietro di me. Allora, la torsione la prendo durante le espirazioni. Quindi inaspiro, quando sto espirando comincio a ruotare. La espirazione mi fa svuotare i polmoni e andare nella torsione. Poi inaspiro, continuo a ruotare ancora un po', fino ad andare a guardare il muro dietro di me, quindi ha una buona torsione anche per il collo. In ultimo lascio andare il braccio al di là del ginocchio, quindi posso poggiarlo a terra oppure lo lascio semplicemente in questa posizione, e rimani qui, in questa posizione qua. Allora, che cosa avviene in questa posizione? Che le tue braccia si incastrano nel ginocchio e a terra, e la tua colonna vertebrale la subisce questa posizione. Quindi qui tu devi lasciare andare tutti i muscoli della colonna vertebrale. Le spalle non devi tenere, non devi stare qua. Devi lasciare andare queste zone. Rimani in una buona torsione del collo. Tu rimani nella posizione, io te la spiego. Quindi ogni volta che espiri, sciogli sempre di più le tensioni della colonna vertebrale, tutta, partendo dalla zona lombare, tutta la zona dorsale, fino al tratto cervicale. Quindi la tua testa deve avere una buona torsione, non deve essere esagerata, non devi sentire un dolore, una tensione che fa male. Ma neanche troppo molla, altrimenti non allunghi. Deve essere il famoso equilibrio che si ricerca nello yoga. Non troppo e non troppo poco. Quella è la posizione giusta. E il bello di queste posizioni è proprio la ricerca di queste mille cose da fare, anche nella posizione statica. È proprio quello il bello. Ricerco, cerco di equilibrare. E cerco di avere una buona respirazione. Poi puoi ancora andare a guardare la tua zona lombare, qui dalla parte dall'osso sacro fino alla quinta vertebra, si lavora in questa zona, e questa zona è quella che tende con il tempo, con gli anni, a diventare un blocco unico, si calcifica. E quindi con questa posizione si scongiurano queste calcificazioni. Che cosa devi ascoltare quando sei in questa posizione? Devi ascoltare che il tuo respiro muove questa zona, come se fosse un ingranaggio. Inaspiro, espiro, si muove al ritmo del tuo respiro. Non tenere i muscoli della colonna a stringere questa zona. Lasciala libera. E poi sciolgo. Sciolgo lentamente la posizione, distendo la gamba sinistra e la gamba destra. Risistemati ancora una volta. Se hai preso questa posizione, riprendi la colonna dritta. Accavalla la sinistra sulla destra. E poi chi vuole, piega il ginocchio. E ci prepariamo per la torsione dalla parte opposta. Quindi poggiamo la mano dietro. Ricordiamoci di ruotare durante la espirazione. Espiro, ruoto. Poggia bene il palmo dietro a terra, con tutte le dita che tengono, perché dobbiamo andare a ruotare la colonna, quindi abbiamo bisogno delle braccia. E poi lentamente, espirando, passo il braccio dall'altra parte del ginocchio e mi sistemo. Quindi devi avere la colonna libera dalle tensioni. Vai, ruota la testa indietro e prendi una buona torsione. Rimani qua. Il respiro.
completo deve essere. Quando mantieni la posizione, io intanto ti spiego, ti aiuto in questa torsione. Quando sei, quando inasperi, che cosa avviene? Ascolta ad occhi chiusi queste indicazioni, perché sei più consapevole di quello che avviene durante le torsioni, se no le posizioni si prendono così e basta. Neanche si conosce il lavoro delle torsioni, che è molto profondo. Quindi ad occhi chiusi, quando entra l'aria nei tuoi polmoni, la colonna si allunga, la tua colonna si allunga verso l'alto. E senti questa zona lombare, parte bassa della schiena, muoversi. Quando espiri, uguale, ritorna. Ritorna al suo posto. Allora, che cosa devi fare? Se non riesci a sentire questo movimento, è perché la muscolatura è troppo in tensione. Abbandonala durante la espirazione. È importantissimo mantenere questa zona della schiena sana. Perché se si calcifica, poi arrivano i dolori. Questa è una zona dove tutta la vita porta il nostro peso, il peso delle nostre azioni, quindi dobbiamo mantenerla proprio sciolta, la devi sentire che si muove. E poi sciolgo lentamente, sciolgo, torno. Distendi la gamba destra e la gamba sinistra. Allora, dopo questa posizione, due torsioni, la sequenza di Rishikesh dà la posizione sulla testa, che è difficile da imparare. Io so che alcuni dei gruppi con cui pratico sanno farla, quindi chi la sa fare la fa la posizione sulla testa. Ve la faccio vedere però com'è. Posizione sulla testa è: poggio i gomiti a terra, la fronte a terra e poi mi sollevo su. Ok, questa è la posizione sulla testa, è una posizione magnifica per la salute del nostro corpo. Quindi sembra un'acrobazia, un po' lo è, però è più il beneficio della inversione che l'acrobazia. Scendo. Chi sa farla la tenga questa posizione. Per i principianti invece facciamo una semplice candela, perché la candela è un'inversione. Anche questa è un'inversione, perché la testa è una delle più facili da fare. Perché la testa è giù e i piedi sono su. Quindi che cosa dobbiamo fare? Prendiamo la candela. Che cosa avviene nelle inversioni? Cambia la circolazione del nostro corpo. E quindi scende il sangue dai piedi al bacino e dal bacino arriva nella parte alta del nostro corpo, quindi dal cuore in su. E qui questa circolazione va a finire tanto anche nel nostro cervello, che è a cui serve molto ossigeno. Il nostro cervello è un grande consumatore di ossigeno. E quindi qui portiamo questa circolazione in questa zona. Poi che cosa avviene? Avviene che anche gli organi interni vengono messi a testa in giù. E quindi ogni volta che, se ti guardi la pancia mentre sei in questa posizione, ogni volta che inspiri e il tuo diaframma scende verso la pancia, e solleva gli organi interni, li porta tutti su, rimani nella candela. Ogni volta che inspiri, il tuo diaframma fa come se un sollevamento pesi, li porta verso l'alto.
E poi quando espiri questi ritornano verso il basso, quindi vengono massaggiati, vengono aperti. Ricordatevi, se avete tempo, di fare un'inversione al giorno con una buona respirazione. Quindi mantieni ancora la posizione della candela. Scusate il gatto che vuole sabotare la lezione. Quindi mantieni la respirazione della candela e mantieni questo, prova ad osservare tutti questi aspetti della posizione. Le inversioni fanno benissimo a chi soffre di intestino, e quindi si raggiunge la regolarità intestinale con le inversioni. Poi fa bene a chi soffre di emicrania, fa bene all'organo della vista, perché la forza di gravità spinge questa circolazione verso l'alto, che in genere fa fatica. Quando siamo nella posizione retta, la circolazione fa fatica ad arrivare su. E invece con le inversioni, cerchiamo di fare arrivare questa grande riossigenazione anche nella zona della tiroide. La chiamano il re e la regina delle posizioni, l'inversione, perché fa benissimo al nostro corpo. Ora lentamente sciogliamo, sciogli, torna prima nella mezza candela e poi lentamente riportiamo la schiena a terra e ci stendiamo nella Shavasana. Allora, voi adesso mettetevi qui nella Shavasana, io vi farò un rilassamento. Non abbiamo tanto bisogno di rilassamento quando facciamo la Rishikesh, perché tra una posizione e un'altra c'è già un po' di rilassamento, però un pochino lo faccio. Quindi la posizione di Shavasana è: chiudo gli occhi, lascio distese le gambe completamente, le braccia lungo i fianchi, con le mani rivolte verso l'alto e il dorso delle mani a terra, e poi chiudi gli occhi. Ora tu rimani sdraiato nella posizione, io mi avvicino qui a te. Immagina come se io fossi vicino al tuo tappetino. Tu segui le mie indicazioni. Allora, chiudi gli occhi, porta l'attenzione al respiro, lascialo libero. Libero, non devi più modificarlo, lascialo scorrere in modo naturale. Il respiro che cosa avviene quando sei ad occhi chiusi? Se ascolti il tragitto del tuo respiro, il respiro ti fa viaggiare nel tuo corpo. Ascolta queste sensazioni che sono meravigliose. Quindi, quando tu inaspiri, senti aria fresca entrare nel tuo naso, all'interno, nelle pareti del tuo naso, si sente aria fresca entrare. Quest'aria passa per la gola, riempie i tuoi polmoni, ti fa sollevare la pancia, è come un'energia, se la senti anche nelle gambe, fino ad arrivare nei piedi, nelle braccia, fino ad arrivare nelle mani. È come un formicolio, come un dolce fluire. E quindi la tua coscienza viaggia nel tuo corpo grazie alla respirazione. Quando espiri, questa energia fa il viaggio di ritorno, quindi comincia a rilassare durante l'espirazione i piedi, le gambe, i glutei, la schiena. Poi la pancia si sgonfia, i polmoni si sgonfiano, senti aria passare per la gola ed infine uscire dal naso. Quest'aria calda si sente uscire. Qui finisce la tua espirazione e poi comincia un'altra inaspirazione. Ora, ad occhi chiusi, prova ad osservare da dove parte il tuo respiro appena comincia a inaspirare e dove finisce appena finisce di espirare. C'è proprio un punto dove che si muove. E da lì parte la tua respirazione. Prova a individuarlo durante le inspirazioni e durante le espirazioni. Il respiro nasce dalla pancia,
Nasce in questo punto qui, verifica. Non ti fidare di quello che ti dico io. Verifica tu, fai l'esperienza sempre. Quando entra l'aria del naso, comincia ad inspirare, la zona che si muove per prima è la zona dell'ombelico, 2-3 centimetri sotto l'ombelico e 2-3 centimetri all'interno dell'ombelico. Qui abbiamo il nostro Manipura Chakra, il plesso solare. Un chakra molto importante questo qua. Immagina che questo chakra è di colore giallo, quindi è un chakra che dà il calore. Immagina respirando questa zona gialla e ascolta anche il calore che emana questa zona. Ora immagina che da questa zona, quando inspiri, partano dei raggi del colore giallo del sole dorato e vanno a inglobare tutto il tuo corpo. Arrivano in ogni zona del tuo corpo, dappertutto. E quando espiri, i raggi tornano al centro del tuo ombelico. Quindi inspiro, partono i raggi. Arrivano dappertutto e quindi che cosa avviene? Che la tua respirazione va a rigenerare tutte le cellule del tuo corpo. Quando espiri, rilassati, abbandonati e fai ritornare i raggi al centro del tuo ombelico. Più ti rilassi e più la volta successiva, quando inspiri, il tuo ossigeno arriva in ogni cellula del tuo corpo. A riossigenare, riparare, ristorare. E quando espiri è un momento di ritorno e di rilassamento ulteriore, sempre più profondi in un rilassamento profondo. Ora prova a terminare il movimento dei raggi, ferma questo movimento. Però rimani ugualmente con la tua coscienza in espansione totale. Ogni volta che inspiri, senti che la tua respirazione arriva in ogni luogo del tuo corpo, raggiunge ogni cellula del tuo corpo. E quando espiri, ti ritrovi ora in un rilassamento molto profondo. È qui il momento in cui dallo yoga fisico si passa allo yoga mentale. È come se ti distaccassi dal tuo corpo, come se galleggiassi sopra il tuo corpo. È un momento di abbandono. Lasciati andare, non essere troppo razionale. Abbandonati. Vai ad osservare questo stato mentale che si trova in uno stato di leggerezza totale. Ancora qualche pensiero potrebbe essere rimasto nella tua testa che non ti fa abbandonare. Al tuo pensiero, a non dare importanza a questo pensiero, non lo ragionare, non lo agganciare, trattalo come se fosse una nuvola che passa sul cielo, su un cielo sereno, passa una nuvola, che questo pensiero, lascialo scorrere, non lo ragionare, non dare importanza, rimani in quel silenzio di pace assoluta che si trova quando tra un pensiero e un altro, quando c'è il silenzio totale mentale. Quello è uno spazio temporale dove si trova proprio quella pace profonda. Lì riesci a capire che cosa vuol dire unire la mente al corpo. Yoga significa questo, unire, cioè il mio corpo è abbandonato, come se dormisse, ma la mia mente non dorme. È vigile, ma è abbandonata completamente. Vive nel presente e trova
l'equilibrio giusto, la pace, la serenità, la tranquillità in questa zona qua, questa zona franca. Cerca di allungare il più possibile la zona franca tra un pensiero e un altro. È quella la via. Ora lentamente comincia a svegliare il corpo, quindi comincia a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, ti stiri, ti allunghi, puoi sbadigliare, sospirare, puoi fare quello che vuoi, come la mattina quando ti alzi dal letto, mi stiro, mi allungo, assapora la tua esperienza. E prova se sei riuscito ad entrare in quel momento in cui tutto è silenzioso, è in pace, è in abbandono. In quella zona lì puoi tornare ogni volta in cui hai bisogno di tornare per staccare la spina, specialmente in questi giorni. Ora prendiamo la posizione, seduti. Io vi saluto. Vi ricordo che tutta la sequenza di Rishikesh si può fare tutti i giorni, anche per i principianti. E vi accorgerete che facendola tutti i giorni il vostro corpo comincia ad allungarsi, a diventare più elastico, diventano le posizioni sempre più piacevoli. E ricordatevi di non forzare mai il vostro corpo per prendere una posizione. Non è quello lo scopo dello yoga. Lo scopo dello yoga è... E arrivare nella fase finale in cui siamo arrivati noi e contattare la zona della presenza. Vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata a tutti. Namaste.